Riprendi. Ma si succedono cose ogni giorno. Ogni giorno. Gambo Fusol, c'è Caravista e Jaysa. Tutto bene ragazzi? C'est carré toi? Très bien. Ma déjà on est où en fait pour commencer? Bergamo. Zona zero. Faglio vedere. C'est la sagacité frère. Ta via? In che parte di Bergamo siamo? Siamo a Bergamo Bassa, centro. C'è Bergamo Bassa e Bergamo Alta, che città alta di là, ma adesso piove quindi non penso che andremo. Questa è la stazione, mi hai detto che è un punto di ritrovo diciamo, no? Sì. È stato un punto di ritrovo per molti di noi di Bergamo. Giravamo lì dietro, vedi dove ci sono i pullman. Lì dietro a sinistra, stavamo lì a Vittorio, già nel 2015 eravamo qua, punto di ritrovo, qualsiasi ragazzino della zona finiva la scuola, bene o male ci ritrovavamo sempre qua, da lì è partito un po' tutto, il freestyle, gista, un po' destra e sinistra, da lì ha ripreso, siamo spostati un attimo a Zinguani, però qua è sempre il nostro punto di ritrovo. Tutti i ragazzi della zona, tutti sono qua. Cos'è zona zero? Cosa significa? La zona, perché ci sono tante zone, tu senti zona 7, zona 6, tutte le zone, capito, che esplodono, vero, che niente. Parlano, qua è la zona che non c'è proprio niente, qua è proprio la zona più degrado che c'è in tutta la Lombardia, capito? È la seconda Napoli, sì. Poche parole, seconda Napoli. Scampio del Nord. Qua gira tutto, chili, tutto, olli, quello che vuoi, qua lo vengono a prendere. Da Milano vengono a Bergamo, da Blecco vengono a Bergamo. Allora diciamo che se la plaque tournante ci si. Siamo vicino alla stazione, vero? Sì. Andiamo a fare anche un giro se volete. Se vuoi facciamo anche un giro. Andiamo. Magari ci sono qualche persone che volete presentare qua. Bene. Anche lui, ecco. Ah, tu fai musica allora. Sì, bro, faccio musica. Strada non parla, Falcoreda. Bergamo, strada sì. Rappo la zona impazzisce, sopra il tuo corpo ci stendo due strisce. Ti cambio nome in Nate Bill e Snitch, calci in faccia come Bruce Lee. Pussy, mi denunci, bullshit, non sei di street. Hai fatto uscire qualche pezzo? Sono in beef con Nate Bill e avrò fatto uscire un pezzo fra dissing. Pezzi di merda, fra, fanno la strada che balla, poi denunciano, cazzate, fra. Street don't talk, negro. Dai, non parla. Ci sono altri che cantano qua. Altri che cantano. Però, via mio frère. Sono i nostri ragazzi. Questi qua sono la CAI, sono i ragazzi più caldi che c'è in zona, capito? Se tu vai a Milano e becchi questa immagine qua, becchi ragazzi, capito? Sempre pronti, sempre drippati, capito? Qua è la CAI, muoviamo tutto, facciamo tutto. Prendi le ramate. Vieni. Riprendi, vai. Ma si succedono cose ogni giorno. C'est la même merde. Tous les jours, c'est la même merde. C'est quoi le truc le plus baisé, le truc le plus fou que t'as vu ici, frère? Le gun. Shooter. On a tué deux personnes devant mon yeux. T'as capté? Ici, il y a le petit de la caille. Sans le petit. T'as capté? Sempre caldi. Sempre pronti. C'est notre. Loro fanno un po' di musica o un altro gruppo musicale, manca il loro artista. Oh, avete fatto uscire qualche video? Sì. Fammi vedere un po' su YouTube, tira fuori un video, fammi vedere qualcosa.
gang gang. Ti sveglio e tu parli di me. Giro la 7, sono loco di fra. Tu parli tanto ma non sei di me. Con la gang gang siamo più stritte, per voi non ce n'è. Oh ragazzi, avete mai fatto video in questa zona? Lì. Abbiamo girato, guarda, lì sopra. Vedi il tram? Lì dietro dovevamo, siamo appena passati prima, c'era un coso giallo dove stavano facendo i lavori. Siamo saliti io e Piccolo, abbiamo girato una parte del video di Piccolo. Poi abbiamo girato anche, guarda, vedi la stazione, appena esci. Sì. A sinistra lì davanti al Chapli, quello che vende i kebab, così. Abbiamo girato pure lì. Depuis quand vous avez commencé à traîner ici, de ce côté-là de Bergamo? 2015-2016, già nel 2015-2014 giravo già qua, ancora prima a Treviglio, che dove andavo a scuola mi beccavo con Asso e altri che andavano a scuola con me, quando avevo 14 anni, 13 anni così, ci beccavamo a Ciserano, facevamo freestyle, leggevamo così, feci per un breve periodo, poi smisi e mi dedicai altro, poi nell'inizio del 2018 c'era un'applicazione Voloco che ho scaricato per registrare la mia voce, vedere come suonava. E registravo qualche canzone già uscita di alcuni rapper americani. E dopo la feci sentire a qualche mio socio in zona, mi dissero che avevo una bella voce. Ho iniziato a scrivere, la prima canzone l'ho scritta in classe, alle superiori. Non avevo neanche internet, sono andato su dove ho scaricato le canzoni, ho messo una canzone di Growth, di Offset, Growth. E ho scritto il mio primo pezzo. E dopo sono uscito con i miei primi freestyle, adesso siamo arrivati qua. Qua c'è la parte la più ghetto di centro-ville, on va dire. Ma c'è qua, c'è il posto dei drogati. Drogati, sì, a tu. Ah, merci bien, merci. Oh ragazzi, oh Jason, yeah. Spiegami un po', cos'è questo posto? Questo posto? Lì di lato, un po' di lato, di là. Allora, dipende. Qua ci sono tossici, alcuni tossici che stanno qua e poi ci sono alcuni che non sono senza tetto, quindi passano tutta la giornata qua cercando di arrivare il giorno dopo, capito? Dimmi qualcosa, com'è la zona qua? La zona qua siamo tranquilli noi, siamo dei Baifal. Baifal. Tolleranza, pazienza. Senegal. Qualunque cosa, tolleranza, pazienza, senegalese. Tu parli un po' francese? Ma je parle très bien français. Bon, ça se passe comment en Italie? Ça se passe bien ou pas? Ça se passe bien pour nous, parce qu'on est avec Dieu, on n'est pas avec... Tu sais, non? Nous, on est avec Dieu. Si on a de l'argent, c'est bon. Si on n'a pas de l'argent, c'est bon. Alhamdoulilah. Ils sont comment les jeunes ici? Les jeunes sont très bien ici. S'ils le prennent bien, les jeunes vont travailler bien. S'ils le laissent mal, on va rester mal. Ouais, devait aider les jeunes ici, on devait aider les jeunes là, les petits jeunes là. Ho lavorato 6 mesi a Barzago, io camminavo da Olgiate a Barzago, mi svegliavo alle 4, alle 5 mi trovo sulla strada a camminare per 15 km o 16 km se non hai sbagliato, secondo me. Ma non sono mai arrivato tardi al lavoro, bravo. Non è una vita facile qua in Europa. Allora... ragazzi, dove andiamo adesso? Stiamo continuando la strada verso i nostri amici lì al Vittorio. Poi finiamo di lì e andiamo nelle nostre popolari. Andiamo a prendere Gamos, andiamo a Zingoni. Giù. Prego. Oh, chi è lui? Chi è lui, ragazzi? È il nostro grande. Lui, ogni vestito che vuoi, Barberi, Gucci, ce l'ha tutto lui qua, in questa zona qua. Lui vedi qua, lui tiene la sua valigia con tutti i suoi vestiti.
e li vende alla gente qua, fa i suoi soldi, fa un po' il suo business, capito? Allora qua è dove giravamo anni fa, che si chiama Il Vittorio, perché c'è la scuola, ed è stato cambiato, se sai, gira la camera. Allora praticamente stavamo sia lì che qua, qua c'era una specie di panchina tutta lunga, però, non, però fatta in cemento, dove ci sedevamo sempre. Monfie numero 10, come? Sta di qua. Allora mi dicevi, dicevo che per non farci più stare qua hanno distrutto dove ci sedevamo, facevamo anche delle corse, vedi lì, facevamo le corse avanti e indietro, o lì lanciavano i dadi, chi prendeva il numero più alto vinceva, prendeva tutti i soldi. Ma allora la situazione qua è sempre stata così o ha cambiato un po'? Abbiamo fatto anche il video di Asso, un altro artista che vedrai a Zingogna. Ah, ok. Abbiamo fatto un video qua, stiamo con la porta, andiamo più avanti. Facciamo vedere il posto, l'hanno un po' distrutto, capito? Perché qua prima era la piazza, una bella piazza di spaccio. Arrivavano tutti i ragazzi da scuola, gli italiani, i drogati, tutti venivano qua. Se lo trovavi o qua dentro, ora ti faccio vedere che l'hanno proprio distrutto, l'hanno chiuso. Ma è sempre stato così, è stato tanto brutto, diciamo, questa... Eh sì, da sempre, e l'hanno sempre saputo tutto. L'angolo era molto peggio. Qua. L'entrata era proprio qua. Qua era tutto un corridoio che noi stavamo qua, questo corridoio ora l'hanno buttato giù, hanno messo su le loro cose, cose del comune, capito? Del paese. Ci hanno rovinato un po' la piazza, i ragazzi sono spostati. Allora tutto questo era diverso prima? Qua già era già così più o meno, però di là come ti stavo spiegando. Anche di là lo vedi meglio. Guarda da qua entrati, guarda lo vedi meglio. Anche di qua. Anche lì dove vedi la scritta lì in essi, stavamo lì in mezzo. Tutto questo corridoio qua, tutto questo corridoio tutto era pieno di albanesi, senegalesi, ghanesi, nigeriani, qualsiasi etnia trovavi qua. Anche lì sotto. Anche qua sotto. Seduti li trovavi qua trovavi i domenicani, il che, Manito, la bianca, la bamba la prendi, anche malpensata, ti ha malpensata. Sto sui due fra fino alle 6 per tornarci fratello alle 6, non lo capisci no. Siamo a Bergamo, sempre a Bergamo, malpensata, sono le nostre Jessica, le chiamiamo Jessica Casaller. Qui è il nostro posto dove stiamo la maggior parte del tempo, dormivamo anche qua, tra poco ti faccio vedere anche dove e come, capirai. Tu hai mai fatto qualche video qua? Qua sì, diventati grandi. Abbiamo fatto quello di piccolo. È uno dei primi video che è uscito di un nostro ragazzo dalla zona, che ha fatto un featuring che era nella nostra compagnia, si chiama Piccolo Plug, penso che ha esploso anche su Zona Trap, non so se è presente su Spotify. Street Culto, quella che si chiama adesso Street Culto. Ha esploso, è entrato anche su quella piattaforma. Da lì è partito tutto, diciamo. Qua è una zona un po' più pulita, diciamo, di Bergamo, no? Qua, diciamo, lì. Perché qua arrivano anche i tossici a prendere la bamba e tutto. Qua la nostra zona, dove stavamo noi. Qui è la nostra zona, noi dormivamo qua, stavamo qua, le leggi nei muri c'è scritto il menù. Che dappertutto. Sì. C'est ça. Mais ils commencent à faire ça un petit peu en Italie, ils mettent les menus sur les murs et tout quoi. C'est seulement ici, seulement à Bergamo on fait ça. Comme le français fait. Appena arrivi qua, è come in Francia. Ci sta. Perché piove, non ci sono i piccolini. Se vedete c'erano anche i piccolini destra a sinistra. Vedete il dettaglio. La polizia, non la chi è a plan. Si chiave. Allora, Jason, dove andiamo adesso? Adesso andiamo a Zingogna, Scampione del Nord. Andiamo in macchina. Siamo in Piazza Affari, gira la camera che vi facciamo vedere.
Sì. Qua era, è stato uno delle, dei punti principali dove si spacciava tanto. Qua invece è dove ho iniziato, dove ho fatto il mio primo video, 7 piani, dove mi salutavo pure con Asso, che non c'è adesso ma lo salutiamo. Allora, qua ci sono uno, due, un po' di palazzi, questo qua è quello più alto. E dove avevo girato pure quel video per l'appunto quello di 7 piani. Qua stavano tante persone, però nel giro degli ultimi anni si è calmato un po' la sito. Cara, yes. Eba, Walid, come capo, tutto bene? Io bene la strada? Bene, Eba, Paggio, Bixaro, Ligi, Eba, allora capo, tutto bene? Alieno, come stai bro, tutto bene? Canti anche tu? Sì, sono nuovo nel giro, sto lavorando al momento su Instagram. Infatti tra pochi giorni uscirà un altro feed su Instagram e magari su Spotify. Tra pochi mesi, inshallah, spero di buttare su YouTube e Spotify. Hai mai fatto collaborazioni con qualche artista da qui? Certo, con Alieno, con Money, Asso, abbiamo pure una pose track. C'è una traccia fatta tutti insieme. E ho tanti altri feat con tanti di zona. Come era Zingonia prima? Era diverso da oggi? Molto più caldo, però rimangono comunque le stesse persone che c'erano anni fa. Hanno buttato giù torri, stanno pensando di buttarne altre, ma le persone rimarranno sempre qui, le mentalità non cambiano. C'era un po' più di torri, no? Sì, non qua, allora le hanno buttate di là in piazza Missile. Questa qua è piazza Fari. Gira che facciamo vedere, che prima non potevamo perché c'erano gli sbirri. Questo qua è piazza Affari, dopo quando ci spostiamo ti facciamo vedere piazza Missile, che dove hanno buttato giù le torri e ancora adesso non hanno costruito niente. Allora mi hai detto che ha cambiato molto qua, mm-hmm. Allora l'ambiente diciamo era più caldo prima? Era molto più caldo, allora c'era Cancello, che per dirti c'era un mio socio che prima abitava in zona a Zingo, poi si è trasferito a Boltiere. Il cancello era talmente caldo che per dirti, questo mio socio qua stava soltanto tornando a casa, pensavano che era lì per spacciare, ha iniziato a rincorrerlo fino a fuori da casa sua, che poi è riuscito a scavalcare, entrare dentro e chiudersi, se no l'avrebbero magari ammazzato, capito? Poi c'era, vabbè, non c'erano soltanto cose negative, ma c'era anche la moschea che hanno buttato giù, ma l'hanno spostata sempre là vicino. Poi c'era la macelleria dove andavamo, cioè molti andavamo lì a prendere la carne. Adesso gira, alcuni la prendono qua, oppure andiamo lì a prendere i panini kasher, o i nostri relax, o i raibi Jamila, svina. Racconto la storia, ma se non snitolo lo tori. Foto la tua shari, c'è quello grosso, frate come il curry. Cari, sorry, I'm a demon time. I can tell you lies, cops on me, I can just say fine. Qua ho girato il video di Drill Out. Saluto i miei bro di Drill Out. Li ringrazio per l'occasione. Abbiamo girato qua, abbiamo messo il microfono. C'erano alcuni ragazzi dietro. Abbiamo messo un po' di luci, lì abbiamo fatto più scene movimentate anche senza microfono, dove c'erano qualche ballerino. Poi questo posto qua ci venivo spesso da piccolo perché mio zio abita qua. Venivamo qua a giocare a calcio, c'erano tante risse, tante cose. Qua non rifanno i palazzi? Allora, stanno già sistemando questi qua, vedi che ti facciamo vedere. Se guardi lì, vedi quelli lì grigi? Erano di quel colore lì e già li stanno sistemando, anche quelli dietro, infatti se viene ancora un po', guarda, da qua si vede un po' meglio, guarda. Vedi lì la gru, vedi i palazzi, vedi che stanno sistemando un po' la situa, sono contento di questo. Speriamo che cerchino di sistemare anche le situazioni intorno, ma buttare palazzi non è una soluzione. Ma dove c'erano palazzi prima? I palazzi c'erano in piazza Missile, che hanno buttato giù dopo che è venuto Brumotti, è venuto pure Salvini quando le stavano buttando giù, parlavano di costruire scuole, di costruire parchi e cose, ma non hanno ancora costruito niente, sono passati anni. Quindi speriamo si diano una mossa, perché probabilmente si sono mangiati anche i finanziamenti, non lo so, però non stiamo vedendo i cambiamenti piano piano. Speriamo. Tutti quei ragazzi come Brumonti, per esempio, mm-hmm. che fanno vedere Zingonia come una brutta zona, diciamo. È una brutta cosa perché
fanno vedere quello che vogliono fare vedere, diciamo. Esatto, perché non ci sono solo brutte cose, ci sono anche belle cose, te l'ho detto. Gente che cresce, italiani, senegalesi, marocchini, che crescono insieme con mentalità diverse rispetto a bianchi di 50 anni in Italia, perché qua c'è tanto razzismo, anche se molti pensano che ancora non c'è, ma c'è molto razzismo. Ma i quattro torri fanno ancora parte di Zingonia? Certo, sono le quattro torri, c'era Piazza Missile, c'è Piazza Missile, c'erano palazzi lì, c'era è lì che c'è il cancello dove ti parlavo prima, c'era. Ce l'hai un migliore ricordo qua in questa zona? Non è migliore, però uno dei ricordi che mi è rimasto più impresso è quando, adesso non posso farti vedere bene, però prima in teoria l'avevi ripreso, quando lì alla rotonda un paio di anni fa, dei marocchini hanno litigato, hanno iniziato a rincorrersi, e poi un marocchino è stato ammazzato. Io, allora com'è? Tutto bene? Hanno ammazzato un marocchino qua alla rotonda. Parliamo di nuovo di musica, come fare musica qua a Bergamo? A Bergamo? Più difficile da Milano? A Bergamo, parliamo in Italia, sono stato in Francia e ho visto come la mentalità che hanno lì, sia artisti, a partire anche da taxisti, per dirti, sono andato a girare il video di Milka e il tassista lì mi ha salvato tutto quello che dovevo fare, venendomi incontro, tante cose, infatti ci sono rimasto in buoni rapporti. Allora qua in Italia le persone vogliono vederti spaccare, ma non più di loro. Invece in Francia le persone, ho più successo di te, per dire, vengo, facciamo un feat, senza guardare se sei nel tuo momento giusto o altre cose, come fanno qua in Italia, dopodiché il pezzo spinge, magari uno supera l'altro, non lo so, dopo ci si ribecca, fanno un pezzo e dopo spingono tutti e due, capito? E questa cosa qua che stiamo cercando di fare in zona nostra, cercando di rispondere in tutta Italia, perché qua siamo ancora indietro. Allora fratello, hai fatto un video qua? Ne ho fatti tanti. Ho girato uno là sotto con Keta, Lacking, poi lì ho girato dopo, qua adesso ho girato un pezzo di un suo video dove c'era pure il mio cugino che impennava. Salutiamo, bella per M. Oh fratello, si vede che qua è un po' più la zona più degradata, diciamo, di Zingonia, no? Sì, già intanto vi faccio vedere. Più crudo, eh? Vedi qua? Qua dove ho fatto dopo, che ero lì in piedi, hanno fatto qualche scena. Tutti questi palazzi sono rimasti uguali da prima? Sì, sono rimasti uguali da prima, anzi, vedi lì, vedi i balconi come sono stati fatti, non c'è tanta sicurezza, infatti tanti bambini sono caduti e sono morti. Anche qua un ragazzo senegalese anni fa che conoscevo pure, pace alla sua anima, era caduto dal nono piano, se non sbaglio. Qua ci sono tanti senegalesi, c'è di tutto, c'è di tutto. Tanti qua, senegalesi, no? Marocchini, infatti sono cresciuto molto con marocchini, c'è di tutto. Come ti ha commosso la musica? Perché hai voluto fare musica all'inizio? Io sono sempre stato un appassionato di musica. 6 anni ascoltavo Lil Wayne, Tyga, Nicki Minaj, tutta la YMCMB. Poi crescendo ascoltavo anche altri artisti che mi facevano ascoltare mio fratello, Caris, Koba e altri rapper francesi. Mio fratello suonava la chitarra, quindi già vedendolo mi ero un po' incuriosito. Infatti gli avevo dato pure una chitarra che usavo ogni tanto pure io e poi non l'ho più ridata. Poi sono andato pure io alle medie, ho iniziato pure io a suonare un po' la chitarra, poi vabbè, 13 anni, 14 anni ho iniziato a fare freestyle, mi beccavo con Asso e altri a Ciserano, facevamo jam, facevamo freestyle così. Lo feci per un breve periodo, poi mi fermai e mi dedicai a altro. Poi nel 2018 scoprì un'applicazione che si chiamava Voloco, iniziai a registrarmi mentre cantavo canzoni di artisti già usciti. Dopodiché le feci sentire a qualche mio socio di zona e mi disse che avevo una bella voce, di iniziare a scrivere. Ed è quello che feci. Un giorno ero in classe alle superiori, ma non avevo internet.
prendi una canzone di Offset Grow, la misi sotto durante la lezione, misi le mie cuffie e iniziai a scrivere il mio primo pezzo. Dopodiché ne scrissi altri, e non avevo ancora avuto la possibilità di andare in studio. Un giorno le feci sentire qualcuno di quelli che avevo registrato a Manito, che saluto. Il manager. Yes, sir. Il manager. Che oggi non è riuscito a venire. E dopodiché mi disse che spaccavo, che avevo una bella voce. Poi sono andato per la prima volta in uno studio decente rispetto a quelli dove andavo, perché lì non potevo uscire un buon prodotto. Dopodiché feci uscire il mio primo freestyle e riscontrai subito un buon riscontro. Dopodiché droppai il secondo, anche quello andò ancora meglio. Dopodiché droppai Gigi e il resto della storia lo sapete. Allora adesso andiamo qui dietro alle gavette. C'è un parco qua dietro dove ci sono gli altri ragazzi, facciamo una grigliata e niente. Tutto questo è nuovo? Tutto questo è nuovo, non era così, era. Vedi il colore lì? Era così, adesso le stanno rifacendo. Ma meglio così, così diventano più belle e palazzi dopo alla fine. Vero. Ma ci sono altri artisti qua che non abbiamo visto qua di Zingoni? Allora, ci sono tanti artisti. C'è Mone, c'è Asso, che in teoria dovremmo beccare tra poco. Aliena te l'ho fatto beccare prima, poi ce ne sono tanti altri, ma presto sentirete parlare. Guarda lì, questo qua è la rotonda di cui ti parlavo prima. Trovi il video pure su internet se vai a cercare. Ed è qua che ti parlavo del marocchino che è stato ucciso. Lì invece, era... Lì, Yalokuf, la caserma. Ah, c'è là la caserma? Sì, c'è la caserma. La caserma era lì. E sono come le keufs de Zingonia? Sono dei figli di puta. Sono dei figli di puta. Ti connetti. Hanno già fatto casino con tanto voi. Casino, è presente corona, quando c'era coronavirus, stavamo girando i video di 7 piani, sono arrivati gli sbirri, molti erano scappati, ma io il videomaker, ci hanno aspettato lì dove c'era l'uscita, ci hanno bloccato, ci hanno fatto una multa di 500 euro e passa soltanto perché stavamo girando un video in quarantena. Che dovrebbe essere lavoro, ma in Italia se non hai permessi. Anche al video di dopo erano arrivati, mi ricordo. Anche al video di dopo, anzi stavo per perdere pure le riprese. Hanno portato in caserma il videomaker, il fotografo. Davvero? Sì? Sì, hanno preso le telecamere. Hanno preso le telecamere. Abbiamo messo il T-Max in mezzo al. Lì ai tram, presente dove c'era Zona Zero? C'era lì il T-Max seduto, abbiamo fatto le riprese così. Dopo sono arrivati gli sbirri, il T-Max è scappato con tre persone, non so chi. E un cazzo, bro. Non sarà mai così, con quella gente magari, mai. E cosa che vogliono fare? E cosa ne pensi di questo cambio? Non convince. Può cambiare il posto, ma le persone sono le stesse. Guarda bro, vieni che ti faccio vedere. Qua pochi giorni fa era morto un pakistano, era morto qua vicino. Aspetta che ti faccio vedere. Noi eravamo seduti là vicino, adesso qua non si vede, eravamo nel panchino là più avanti. A un certo punto abbiamo sentito un grande botto, capito? E non capivamo. Poi a un certo punto abbiamo visto arrivare l'ambulanza. Siamo venuti qua, c'era il corpo di un pakistano che era caduto dal secondo o terzo piano, mi ricordo. E ancora adesso non si sa cos'era successo. Qua Zingoni, tante persone, quando sono arrivate qua inizialmente, come i nostri padri o altre persone, non potevano permettersi una casa. Quindi pagavano il letto dove abitavano. Abitavano con altre 5 persone, altre cose, condividevano spazio e altre robe, capito? Finché sono riusciti magari a costruire famiglia, avere una casa e altre cose. Questo che ti stiamo parlando adesso è in generale i nostri padri o comunque i nostri genitori che sono emigrati, sono arrivati dall'Africa o da altri posti, capito? Magari inizialmente sono arrivati e non avevano una casa, ma vivevano, pagavano un letto, capito? Pagavano un letto per dormire e vivevano con altre magari 5 persone, capito?